Avvocato. Buonasera, cari telespettatori. Eccoci al nostro consueto appuntamento. Avete scritto tante lettere a Telefamily che ci dimostrano che ci volete tanto bene. È vero, avvocato? Sì, perché noi siamo armati della più grande buona volontà. Si ricomincia subito. Noi abbiamo la dimostrazione che con la nostra televisione entriamo nelle vostre case, in tutte, dalla casa della principessa all'umile osteria, dove il sano contadino ci guarda giocando il suo tersiglio, il suo scopone e bevendo il suo bel bicchierotto di vino. È vero, avvocato? Sì, perché noi siamo armati della più grande buona volontà. Oh, santo Dio. Stasera si presenta per il teatro de rottura, come se de moda adesso, un giovane sai preparato, un giovane che ha studiato e che sarà una delle nuove leve di questo teatro italiano che ha tanto bisogno di nuove linfe. La giovane Valetta vi porterà i vasi dei fiori. Voi sapete già quali sono le regole del gioco. Il nostro primo concorrente, sigla. Massimo Allegretti, attore. Signor Allegretti, buonasera, molto lieta, giusto? Molto lieta di averla tra noi. Sinta, da quale paese lei proviene? Il mio paese è il mondo. Ah, giusto. E, sinta, qual è il personaggio, qual è il ruolo che lei sente maggiormente vicino al suo temperamento artistico? Già come è posta la domanda è una gran fregnaccia. Nessun ruolo, tutti i ruoli. Nessun personaggio, tutti i personaggi. Oh, e senta, in quale teatro lei si esibirebbe maggiormente volentieri? All'Olvic de Londra, alla Comédie Française de Parigi, col Living Theatre de New York, al Piccolo Teatro de Milano. Quale è il teatro che lei preferirebbe? La cantina Spazio Libero di Montefiascone. Sinta, signor Allegretti, qual è l'attore a cui lei maggiormente si ispira? Robert Redford. Oh, Madonna Santa. Allora, Massimo Allegretti, le lascio il microfono dove lei potrà dimostrare ai presenti le sue poliedriche interpretazioni artistiche. Arrivederla. Rappresenterò un padre, il quale riceve un figlio che ha commesso una colpa gravissima. Attraverso la mobilità dell'espressione, la mimica facciale, io devo rappresentare l'autorità paterna e la dolcezza paterna, la severità paterna e la bontà paterna, rabbia e perdono. Se c'è qualcuno pronto a punire il padre, ma è anche pronto a perdonare, inflessibilità e tenerezza, cruccio e sorriso. Questo è questo, attraverso il primissimo piano cinematografico. Siete in condizioni di fare un primissimo piano cinematografico? Io sono pronto, ditemi voi quando siete pronti. Pronti? Entra il figlio. Lavoro alla fine lasciasse un po' a desiderare in qualche dettaglio, magari
poco male, ma mai cadere nella banalità del cosiddetto attacco di nervi del bricolera. Adesso voi mi chiederete, ma che cos'è l'attacco di nervi del bricolera? Ed io, eccomi qui, pronto a rispondervi. L'attacco di nervi del bricolera è l'attacco di nervi del bricolera. Quindi, osservando l'oggetto, voi direte a voi stessi, pazienzina, verrà meglio un'altra volta, sereni, distesi, pazienzina, verrà meglio un'altra volta, come se niente fosse, pazienzina, verrà meglio un'altra volta, pazienzina, 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 io porco... A soave, buonanotte. Con Emanuello. E celestiali forme si nascondesse un dio, ma mica un dio della stirpe degli dei, ma un dio serpente che avvolgendomi nelle sue spire fa di me novella Evan.